Salve a tutti ragazzi, eccoci a un video diverso, un video un po' inusuale per il mio canale. E volevo farvi vedere l'unboxing del mio regalo per la Befana, che è stato il 50° anniversario in Deluxe Edition dell'album The Doors di Elena Woman. In realtà l'album è uscito il mese scorso, abbiamo aspettato la Befana per averlo e quindi per aprirlo. Chi mi conosce sa che oltre alla passione per i fumetti e per le action, ho anche la passione per la musica. Infatti dietro penso che si veda un pochettino una parte della mia collezione di dischi in vinile. È una delle, diciamo, proprio da ragazzo sono sempre stato appassionato dei Doors. CD, poi ho recuperato gli LP e negli ultimi anni stanno uscendo queste edizioni in 50° anniversario. In realtà le hanno fatte praticamente di tutti quanti gli album, tranne del secondo album in studio, che è Strange Days. Penso perché quello sia Strange Days che The Doors, il primo album, sono stati prodotti lo stesso anno e quindi non si sono voluti accavallare probabilmente, però adesso la collezione è un po' lunga perché ovviamente ho 5 album su 6, così comunque niente, passiamo un pochettino a vedere meglio. Qui c'è l'adesivo e c'è il 50° anniversario Deluxe Edition, che sono 3 CD più un LP. L'LP è l'album rimasterizzato, il primo CD è l'album rimasterizzato e in più ci sono due demo che si erano, diciamo, fra virgolette, persi, che sono quello di Riders on the Storm e un altro che adesso non ricordo, fatemi vedere dietro, Hygiene House, che è stato registrato proprio a casa di Robbie Krieger. Come dicevo, l'edizione limitata è numerata e infatti poi dietro si vede qui il numero. La copertina la potete vedere, è dorata. Se ricordate, se conoscete, qui praticamente nel vecchio LP praticamente qui era trasparente, quando poi si toglieva la copertina qui era bianco. E quindi poteva cambiare colore. Sul lato The Doors Elena Woman, dietro, come ho fatto già vedere, c'è il numero e poi c'è tutto quello che è presente nell'album. Quindi qui il CD rimasterizzato con le due bonus track che vi ho detto prima, poi varie sessioni di registrazione negli altri due CD che non sono mai state pubblicate, e poi l'LP ovviamente rimasterizzato. Quindi non ci resta che aprirlo e vedere com'è dentro. Allora, una volta aperto questo, come negli altri, questo è un foglio, la parte di dietro che ho fatto vedere qua, diciamo, si toglie. Vabbè, ovviamente io lo conservo, come conservo anche l'adesivo che sta sulla copertina, e quindi che è bello cartonato. E dietro resta così, quindi la confezione è molto 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 bella.
finalmente l'LB è dotato di una custodia protettiva antistatica. LB 180 watt, ovviamente nero, e poi ci dovrebbe essere un libretto con le note. Eccolo qua, adesso lo sfoglio. Quindi questo è il contenuto di questa Deluxe Limited Edition, come gli altri è fatta molto bene. Adesso la metto sul piatto e vediamo un pochettino come suona, ma so già che suonerà bene perché so come hanno fatto gli altri. Ovviamente non metto musica da sotto perché qui YouTube sicuramente mi bloccherà il video. E sapete come funziona. Spero che questo tipo di video vi possa anche piacere. Più che altro l'ho fatto anche per gli amici che ieri su WhatsApp mi hanno mandato le foto del regalo appena arrivato, quindi sono curiosi per fargli vedere tutta la confezione. Mi sono detto adesso ci perdo questo po' di tempo e faccio il video.